Ingresso il Presidente della Repubblica. Scuola di perfezionamento per le forze di polizia e il mio personale, il più sentito ringraziamento per l'altissimo onore che ha voluto concederci. La sua presenza conferisce alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico il più alto profilo istituzionale. Un deferente saluto a tutte le altre autorità, parlamentari e di governo, ai rappresentanti delle magistrature, al corpo diplomatico, ai vertici delle forze armate, delle forze di polizia e del Dipartimento per l'informazione e sicurezza della Repubblica, ai rappresentanti del mondo accademico ed in particolare a tutti i docenti della scuola. E a tutte le gentili e gentili ospiti, la loro presenza testimonia l'attaccamento e la vicinanza alle forze di polizia nazionale che quotidianamente confermano il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle sue leggi, svolgendo le loro delicate funzioni con onore e disciplina per il benessere dell'intera collettività. Grazie, buongiorno a tutti. Rivolgo un caloroso saluto al signor Presidente della Repubblica, a tutte le autorità civili e militari presenti. Ringrazio il direttore della scuola per l'invito a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 del 35esimo corso di alta formazione per funzionari ed ufficiali delle forze di polizia. È un invito che mi offre l'occasione per affrontare un tema di grande interesse, la sicurezza economica e finanziaria, che come cercherò di spiegare rappresenta non solo una condizione di vita essenziale per uno Stato civile, ma anche un cardine fondamentale del suo rilievo politico internazionale. Il bene giuridico della sicurezza di uno Stato è tradizionalmente inteso come protezione dei confini e come mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tuttavia emerge con sempre maggiore consapevolezza l'esigenza di assicurare forme di sicurezza economica e finanziaria, da intendersi come tutela dello sviluppo economico e delle condizioni sociali e finanziarie della comunità nazionale, da cui non si può prescindere per un'ordinata crescita del sistema paese nel suo complesso. Signor Presidente della Repubblica, le esprimo la mia sincera gratitudine per la sua presenza, che conferisce un valore ancora più simbolico a questo momento, testimoniando la stretta vicinanza del Paese nella sua più alta carica alle forze di polizia. E come prevede la formula di rito, concludo dichiarando aperto l'anno accademico 2019-2020.